mezzo giorno e mezzo di altri che abbiamo pinciato un po' il microfono, sennò poi non si sente una mazza. Allora, 4-2 ieri della Juve. Miracolo! Miracolo! Abbiamo ampiamente parlato nel video post partita. Abbiamo fatto anche le pagelle. Mi ero scordato pure il voto a Chiesa, che comunque ho scritto nei commenti. Voto 7 a Chiesa, giusto per così. Ci siamo portati avanti un po' la situazione. Buona Juve. Una Juve diversa dalle Juventus viste da inizio anno, devo dire la verità, una Juve più propositiva, una Juve più portata al gioco offensivo, molte verticalizzazioni, questo mi è piaciuto. Ci sono state ancora delle piccole amnesie difensive e le ha sottolineate anche Allegri nel post partita. Puttana maiala, che inizio di merda! Per carità di Dio, ci sono state, assolutamente. Ecco, forse bisogna continuare a lavorare, limare lì, che può essere sia un problema tecnico che un problema di testa. A mio modo di vedere è più un problema di testa che un problema tecnico, perché se tu nell'arco di 90 minuti, 70 li fai alla grande, anche a livello difensivo, e non so, concedi 10 minuti al primo tempo, 10 minuti al secondo tempo in cui soffri, a me il problema è di testa, non è tanto un problema di tecnica dei giocatori, parliamoci chiaro. Fatto sta che comunque fai 4 gol, ne subisci comunque 2. Ecco, il subire questi gol non piace troppo ad Allegri, non piace neanche a noi tifosi, diciamoci la verità. Però fino a che la Juve ne fa 4 a partita, mi andrebbe bene anche subirne 2. Non è mica un problema, non è mica un problema. Comunque, ripeto, qualificati per gli ottavi, con 2 turni d'anticipo, è una piccola rivincita sulle milanesi, che invece questa sera dovranno soffrire e non poco per accendere un piccolo lumicino di speranza per passare i gironi. Diciamo che il Milan il lumicino lo tiene proprio piccolo piccolo, l'Inter qualcosina in più, ma comunque diciamo che le classifiche delle due milanesi sono altamente deficitarie. Almeno una piccola soddisfazione vedere le milanesi soffrire in Champions League. Questa volta vi voglio far soffrire. E noi, perlomeno, passare il turno in carrozza. L'unica diciamo cosa bella di quest'anno è questa cosa qua. 4 vittorie di fila in Champions League, come le 4 vittorie che in 11 giornate abbiamo ottenuto nel campionato. Che schifo! Che schifo! È un dato che deve far riflettere, è un dato che ci deve portare a una riflessione seria su come i giocatori affrontino mentalmente le partite di Champions e come le affrontino quelle di campionato. In Champions si vede una squadra più determinata, più cattiva, anche sui contrasti, sulla corsa. Invece in campionato si vede una Juve moscia. È più moscio del cazzo di uno dei 90 anni. Ecco. Una Juve che non mi piace. Speriamo che questo gap fra le due competizioni vada assottigliandosi, ok? Fino a raggiungere un'omogeneità bianconera, diciamo così, un'omogeneità bianconera. Comunque andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani sportivi di questa mattinona. Che cosa ci dicono? Sono un po' a lutto questa mattina, giustamente. Eurogioia, ovviamente stamattina sulle prime pagine, svetta Dybala nella posa di platiniana memoria. Comunque, Champions in Coppa un'altra Juve, già agli ottavi, Eurogioia, realizza 2 reti, supera Platinini e gol di Bianconero 106 e lo omaggia, segnano anche Chiesa, scusate, Morata, lo Zenit battuto 4-2, peccato per quel 2. Lo spietato CR7 colpisce ancora, una bellissima Atalanta raggiunta al 91esimo. Ronaldo in Champions si trasforma, ragazzi. E poi Inter in missione, sbloccare Lautaro e sorpassare l'incognita Sheriff. Per il Milan conta invece solo vincere con il Porto e dentro fuori. Ibra tra rinnovo e sì alla Svezia. Ok, questo per quanto riguarda la Gazzetta Rosa, la merda rosa. E poi il Corriere dei Babuini, Dybala alla Platini, Champions Zenit KO 4-2, Bianconeri a punteggio pieno, sono già qualificati, Paolo trascina la Juve con 2 gol, quota 106, superato Leroy Michel.
L'esultanza è un omaggio alla francese, assegno anche Chiesa e Morata, Allegri, bravi, ma nel finale più attenzione, come vi dicevo all'inizio del video. Fuori Ronaldo, gasp gelato. Gli ho detto, sai come si dice in Italia? Vai a quel paese. Ronaldo, ripeto, Champions è un cecchino, bisogna sempre stare attenti. Inzaghi e Pioli, è l'ora di vincere, le due milioni si stanno ancora rincorrendo gli ottavi. Mi sa che ci lasciano le penne, ma è il mio modo di vedere. Tutto sport da Turin, solo Ronaldo ferma la Dea, CR7 rimonta due volte l'Atalanta e firma il pari dello United al 92esimo, impresa sfiorata con il gol di Ilicic e di un incontenibile Zapata, gasp, serata fantastica, nulla è compromesso. Centropagina in Champions, un'altra Juve, gol e spettacolo, doppio di Bala, poi Chiesa, Morata, Zenit, travolto, centrati gli ottavi, confermato il primo posto. Primavera, ecco, Juric pensa giovane, poi Milan, Porto, Fantasia, Ibrahim per l'Euro, Speranza, e poi Sheriff, Inter, Dzeko e Lautaro, è la notte degli sceriffi. Lo sceriffo apre occhi. Ebbene sì, fuori casa, secondo me non è molto facile la partita di Inter. Vabbè, chiudendo la situazione giornale, andiamo a vedere calciomercato.com, cosa ci dice questa mattinona. Allora, si parla di Simeone, cogito ergo segno. Simeone riscopre Cartesio e rinasce a suon di gol. Vabbè. Supercoppa italiana, De Siervo in Arabia Saudita per Inter Juve. No, mamma mia. Che schifo! Che schifo! Ma perché? Sheriff Inter, le probabili formazioni, dove vederle in TV. Milan Porto, le formazioni, almeno in Champions è un'altra Juve, annientato un brutto Zenit e ottavi presi, grandioso Dybala. Inter in stand by, rinnovo di De Vrij, Raiola chiede un ingaggio top e Conte lo vuole al Tottenham. Ai calciatori, oggi è successo a me e a tanti altri, domani può accadere a loro. Tutti pazzi per Alvarez, il Milan non molla, occhio alla Fiorentina, e poi il gol e la dedica a Platini, ma c'è di più, Dybala ora fa il leader, la Juve ha bisogno di lui. Ecco, devo dire la verità, ieri mi è piaciuto sia per come ha giocato, sia per come si è posto nella partita, ieri era cazzuto Dybala. Insomma, è uno con le palle o è uno con le palle? Speriamo non sia un episodio unico, è raro. Gasperini lo abbraccia, Ronaldo lo beffa ancora e ricorda anche alla Juve che è l'imperatore del calcio. Juve Zenit, le pagelle di calciomercato, fa tutto Dybala, Chiesa, pericolo costante, Bonucci, goffo e sfortunato. Infatti Bonucci nelle mie pagelle è uno dei pochi insufficienti. Schifo fai, ridicolo. Almeno in Champions è un'altra Juve, ha annientato un brutto Zenit e ottavi presi, grandioso Dybala, Gasperini abbraccia Ronaldo, l'abbiamo già detto, il Milan spatroneggia per più di un'ora. Vabbè, questo si parla ancora della partita della Roma. Questo è tutto per calciomercato.com. Ora andiamoci a vedere i cazzari di calciomercato.it, cosa ci dicono. Solamente lo sbaglio sempre a scrivere. Adesso, stamattina ho scritto calcuomercato, porca troia. Supercoppa in Arabia Saudita e cambio format, interview aspettano. Aspetta e spera che poi sapere. Mamma mia, qua secondo me la giochiamo fra due anni, ancora devono decidere dove giocarla. Giocatela a Roma, come si fanno tutte le competizioni di due finalisti italiani, si gioca a Roma, a metà, via, si gioca là e chiudete sta buffonata. Sheriff Inter, Inzaghi col dubbio, tre ballottaggi col derby al Merino. Juve Zenit, Allegri vince, ma bacchette e soldi che 5 minuti non mi sono piaciuti. Champions League, Juve Zenit 4-2, Atalanta United 2-2. Padre Pio, il match decisivo, colpo di scena Icardi, Juventus e Milan in alerta, cioè che se ne vuole andare dal PSG, vabbè. Lo sapevamo da parecchio tempo. Juve, agente sicuro su Dybala, ecco dove potrebbe giocare, nel Real Madrid. Vabbè. Ciao Melo. Ormai Real Madrid fa panchina a vita. Gasperini frecciata alla Juve su Ronaldo. Questo è tutto per le journal e per i siti. Ora immergiamoci in uno spumeggiante, morbidoso, caldo e scottante Gnagnatime.
Gna time. Gna time. Se la lecchi si bagna, esci con la compagna, poi la fregna ma figna, trovati una cagna. Chi ci viene a trovare questa mattina senza fiato? Voglio dire, ci deve essere un momento in cui uno si abbandona. Mamma, che gattona, amici. Mamma mia, chi è questa? Gioridelli. Ma questo è da manicomio criminale, ragazzi. Gioridelli, la versione horror di Halloween, è una bomba. I don't care, foto. I don't care. Mamma mia. Mamma mia. Gioridelli. Amici, ve la faccio vedere. Comunque, ragazze, per ogni acquisto che fate su Mirtilla Milano, io ho preso questo. Gioridelli ve la devo far vedere per forza, perché trattasi di gattona. Mamma mia. Multi. È la multipla. Ma quanti posti? Avanti e dietro, ci sono tanti posti. Viene da solo. È un visino da gatta. Ragazzi, è veramente over the top questa ragazza. Chi la vuole andare a seguire su Instagram, Gioridelli, con la J di Juventus, Gioridelli. Me la devo segnare sul taccuino, perché qui siamo a livelli toppissima. Qua siamo a livello, non dico livello di Vandanara, però ci avviciniamo proprio tanto, anzi, se posso dire la verità, diviso questa Vandana, non se la vede proprio, questa è veramente top. C'è un mix di tutte e due. Certo, Vandana è molto più suina, questa è un po' più elegante, però, devo dire la verità. Questa è Gioridelli, 36 foto, andatevele a spulciare. E dopo Gioria mia, abbiamo Darby Elise, ex Miss Ten America, Teen, scusate il mio inglese maccheronico, l'ex Miss Teen America. Preparatevi a divertirvi. È l'ultima scoperta di Dan Bilzerian, fra fucili, capisco, ciclismo, NBA, che foto, è tra i fucili soprattutto, eccola qui, mamma mia, chi è? Lara Croft, amici, qui abbiamo la Lara Croft umana. It's mine. Mamma mia. E anche qui devo dirvi la pura e santissima verità, siamo a dei livelli esagerati, ragazzi. Andate a vedere questa donna che sui social si firma con Darby Elise. Era davvero una bambola, amici. Questa è davvero una Barbie scura. C'è un perché. È a metà tra una Barbie e una Lara Croft. Amici, qua questa mattina si sta sprecando la gnagna in una maniera decisa e inconfortante. Mamma mia, dai, non si può più, non se ne può più. Comunque, 42 foto per Darby Elise, andatela a vedere, Darby. La Darby prima del derby, visto che c'è il derby di Milano, una Darby per il derby, si potrebbe titolare così. Che menume. Grazie Darby, vienici a trovare più spesso, noi ti accoglieremo con grande calore e grande. E grande. Me coglioni. Punto, io dico solo grande, poi il resto immaginate voi. Secondo me. Per chiudere, Petagna fa sul serio con Caroline, la vacca Caroline. C'è molto vaccume qui, ragazzi. E Petagna ha deciso di far sul serio con codesta Caroline Donzella. La Caroline Donzella qui che c'ha addosso sembra la tovaglia di quando si mangia. Vabbè, comunque è elegante anche con la tovaglia addosso. E Petagna la sta per bene intrapanando. Bravo Petagna. Qui ci vuole un Black & Decker. Bravo Petagna, lei molto esile, devo dire la verità, dotata di una terza mennuta,
ma non di più, no, cazzo, 4 più terza, questa è una quarta, amici. Guardiamo bene, guardiamo, misuriamo. In alcune foto sembra una quarta, in alcune una terza e mezzo. Una terza e mezzo, Petagna comunque, bravo Petagna che scava. Scava decisamente, bravo Petagna. Un saluto a Caroline Donzella, la donzelletta che viene dal mar. E andiamo avanti, con questo è tutto per lo Gnagna Time. Ultime notizie, Juve. Vabbè, le pagelle, abbiamo parlato, straparlato, iperparlato. Festa sui social, Dybala risultanza come Platini un idolo, ora vinciamo a Londra. Juve, Dybala come Platini e Marchisio si commuove. Addirittura, ma qual è la vera Juve? Lo vorremmo sapere anche noi. Juve Zenit retroscena rivelato da Bernardeschi. Bernardeschi contro Zenit, la vittoria di uomini veri. Ok, questo è tutto per le news. Ora binocoliamoci. Andiamo sul pianeta Cazzotaurus per vedere se qualche Cazzotauro ha parlato contro la Juve, che secondo me qualcuno c'è, visto che la Juve è vincente questa mattina. Può essere che qualche vermiciattolo è uscito dal terreno. Andiamo a vedere. Amici. Dopo le parole di Padovan, che praticamente condannavano la Juve ad anni bui, e come avete visto subito prontamente la Juve si è ripresa, è una garanzia il Padovan, c'è da fare. Questa mattina vorrei leggervi il necrologio di tal Paolo Ziniani, che come sapete benissimo non scrive più, non si fa più vedere, si è ritirato a vita privata. Ti dimenticherai presto di me, vero? Ogni giorno. E voglio leggervi questo necrologio sulla storia triste della sua vita. Prima di leggervelo, io manderei, penso se non si riprende, per l'ultima volta, la sigla del cornutone. Sigla! Secondo me tu sei cornuto, tu sei un grandissimo cornuto, sei lo cornuto più cornuto che m'ho mai visto e conosciuto. Come tante volte resta fuori anche di notte, orettella ultimamente si è comprata la roulotte. Io lo giuro, so sincero, sì che fa non l'ho capito, ma essa dice sta tranquillo, lui guadagna è garantito. Io siccome son bo sordo faccio finta da capì, ma l'amici la luparre sempre dicono cucì. Ecco che arriva lu cornuto, ecco un grandissimo cornuto, è lo cornuto più cornuto che m'ho mai visto e conosciuto. Dunque, cosa scrive come necrologio della sua carriera triste di pseudo giornalista sportivo? Paolo Ziniali contro la Juventus. Tra Montero e sua moglie molto di più che sesso selvaggio, cosa ho dovuto subire? Vada a fare in culo, un abbraccio fortissimo! Anche le corna di Pablo Montero e sua moglie, Paolo Ziniali sui social e forse il giornalista antijuventino più famoso, la penna del Fatto Quotidiano non lesina mai battute salaci e polemiche contro la signora. Vabbè, salaci e polemiche, direi ridicole. Ne ha fatto però le spese lui per primo, venendo massacrato a colpi di fake news. Sul Fatto Ziniani ricorda la richiesta di licenziamento che Andrea Agnelli avanzò sul suo conto al direttore di Sport Mediaset Claudio Branchino. E c'ha ragione, sei incazzato. E che? Questa è ignoranza galoppante. La chiusura nel 2014 del programma La Tribù del Calcio che curavo da 5 anni, e domandati perché l'hanno chiusa, e altri simpatici ammenicoli. Il peggio però lo si trova su Google. Vi compariranno le ricerche più comuni fatte dalla gente: Paolo Ziniani moglie e Paolo Ziniani corna. Sei un cornutone di prima categoria. Chi semina merda cosa vuoi raccogliere?
In rete, sui social, profili Facebook, Instagram e Twitter offrono finte interviste, secondo lui, dell'ignaro Montero, di 20 anni più giovane di me, e mia moglie, con tanto di citazioni di giornali che mai hanno pubblicato dossier simili, tipo tra me e la moglie di Ziliani c'era molto di più che del sesso selvaggio. E gli dicevo: alzati, alzati, cornuto, alzati, l'ho detto! Per molto tempo siamo stati innamorati, e dunque, secondo Ziliani, Paolo Montero, dovete sapere che questo è lo stile Juve nel mondo Juve, cioè che la Juve si sarebbe inventato le corna di Montero con la moglie di Ziliani per andare contro Ziliani. Ma che cazzo stai a dire? Questo è ciò che capita a chi prova a fare il giornalista oggi nel 2021, ficcando il naso nella tana più brutta del calcio italiano. Ecco qua, un applauso al cornutone che addirittura dice che la love story tra Montero e la moglie è tutto falsità, addirittura che questa love story è stata inventata dalla Juve per andare contro Paolo Ziliani. Voi immaginate, no? La Juve, che ha ben altri cazzi per la testa, se si mette a stare presso Ziliani, che inventa la storia d'amore tra Montero e la moglie. Ma vattene a fanculo! Ecco, questa notizia è stata inventata dalla Juve. Allora, ragazzi, diciamo, Paolo Ziliani se n'è andato in grande stile. Secondo lui, le sue corna sono un'invenzione della Juventus. Ebbene sì, se n'è andato in grande stile, salutiamolo per un'ultima volta. Ciao Cornutone! Ciao Cornutone! È stato bello, questo tuo necrologio è stato davvero fantastico, ti ricorderemo più cornuto che mai. Allora amici, con questo è tutto, ringraziamo il cornutone per quest'ultima grandissima minchiata. Vi invito sempre a scrivere a tutti i canali della Avengers Q, a seguire tutti i programmi della Avengers Q del giorno. Iscrivetevi soprattutto al vostro Hat-Trick Boys, mi raccomando, likeate, commentate, condividete, se volete, se potete, donate per sostenere il canale, perché comunque per un canale ha anche dei costi. Se volete farlo, lo fate, se no non c'è nessun tipo di problema. Io vi saluto e vi rimando a questa sera con la live del Milanesi in Champions League. Qualcuno andrà in live, ci vediamo in live, ok? Ciao amici e forza Juve!